Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, EUMAT Epipharma SRL, ultimo aggiornamento, 17 settembre 2021. Cos'è EUMAT? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere EUMAT durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è EUMAT? EUMAT è un farmaco a base del principio attivo ketorolac sale di trometamolo, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico derivati dell'acido acetico e sostanze correlate. È commercializzato in Italia dall'azienda Epipharma SRL. EUMAT può essere prescritto con ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni EUMAT IMOED 30 mg/mL soluzione INIET. 3 fiale. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Epipharma SRL. Ricetta. RNR. Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe. A. Principio attivo. Ketorolac sale di trometamolo. Gruppo terapeutico. Analgesici FANS. Forma farmaceutica. Soluzione, uso interno, indicazioni, EUMAT gocce orali, soluzione, ketorolac ha indicato soltanto nel trattamento a breve termine, massimo 5 giorni, del dolore post-operatorio di grado moderato. EUMAT soluzione iniettabile, ketorolac somministrato per via intramuscolare od endovenosa ha indicato nel trattamento a breve termine, massimo 2 giorni, del dolore acuto post-operatorio di grado moderato severo. Nei casi di chirurgia maggiore o di dolore molto intenso ketorolac somministrato endovena può essere usato quale complemento ad un analgesico oppiaceo. Ketorolac soluzione iniettabile è inoltre indicato nel trattamento del dolore dovuto a coliche renali. Posologia EUMAT gocce orali, soluzione. Attenzione! La durata di trattamento non deve superare i 5 giorni. Adulti, la dose somministrata deve essere la più bassa dose efficace in relazione alla severità del dolore e alla risposta del paziente. La dose raccomandata negli adulti è di 10 mg, pari a 10 gocce di soluzione, secondo necessità, ogni 4-6 ore fino ad un massimo di 40 mg/dia. Nel giorno di passaggio dalla terapia parenterale a quella orale, non deve essere superata la dose totale giornaliera di 90 mg, ricordando che la dose orale massima non deve superare i 40 mg. La dose deve essere adeguatamente ridotta nei soggetti con peso inferiore a 50 kg. Anziani, a 0 yen 65 anni. Nel paziente anziano la posologia deve essere attentamente stabilita dal medico, che dovrà valutare un'eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia nei bambini non è stata stabilita. L'uso del farmaco ha pertanto controindicato al di sotto di 16 anni, vedere paragrafo 4.3. La formulazione gocce orali è particolarmente indicata nei pazienti con difficoltà di deglutizione. EUMAT soluzione iniettabile. Attenzione! La soluzione iniettabile contiene etanolo, pertanto non deve essere utilizzata per via epidurale o intratecale. Per via parenterale la durata della terapia non deve superare i 2 giorni in caso di somministrazione in volo e 1 giorno in caso di infusione continua. La dose somministrata deve essere la più bassa dose efficace in relazione alla severità del dolore e alla risposta del paziente. Somministrazione intramuscolare. Adulti. Si consiglia negli adulti di iniziare con la dose di 10 mg, seguita da dosi di 10, 30 mg, da ripetersi ogni 4-6 ore, secondo necessità, fino ad un massimo di 90 mg/dia, utilizzando la dose minima efficace. La durata della terapia non deve superare i 2 giorni. Nel giorno di passaggio dalla terapia parenterale a quella orale, non deve essere superata la dose totale giornaliera di 90 mg, ricordando che la dose orale massima non deve superare i 40 mg. La dose deve essere adeguatamente ridotta nei soggetti con peso inferiore a 50 kg. Anziani, a 0 yen 65 anni. Nel paziente anziano la posologia deve essere attentamente stabilita dal medico, che dovrà valutare un'eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati. Nei pazienti anziani la dose massima giornaliera non deve comunque superare i 60 mg/dia. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia nei bambini non è stata stabilita. L'uso del farmaco ha pertanto controindicato al di sotto di 16 anni. Somministrazione endovenosa. L'uso endovenoso del preparato è riservato agli ospedali e alle case di cura.
adulti in situazioni caratterizzate da dolore acuto intenso, come ad esempio nella terapia d'attacco del dolore postoperatorio, è consigliata una dose iniziale di 10 mg, seguita da dosi di 10, 30 mg, che possono essere ripetute, in caso di necessità, dopo 4, 6 ore, utilizzando la dose minima efficace. Se necessario, il trattamento può proseguire ad intervalli maggiori. Non deve comunque essere superata la dose giornaliera di 90 mg. Anziani, a 0 yen 65 anni. Nei pazienti anziani la dose massima giornaliera non deve comunque superare i 60 mg/die. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia nei bambini non è stata stabilita. L'uso del farmaco ha pertanto controindicato al di sotto di 16 anni. Coliche renali. La posologia consigliata ha una fiala da 30 mg per somministrazione intramuscolare o endovenosa. Controindicazioni. Attenzione. Il farmaco non è indicato nel dolore lieve o di tipo cronico, ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti, elencati al paragrafo 6.1. A causa della possibilità di sensibilità crociata ketorolac anche controindicato in pazienti nei quali l'acido acetilsalicilico, gli inibitori della sintesi di prostaglandine e barra o altri farmaci antinfiammatori non steroidei abbiano indotto manifestazioni allergiche, per il rischio di insorgenza di reazioni gravi di tipo anafilattico, in questi pazienti sono state osservate reazioni pseudoanafilattiche gravi. Sindrome completa o parziale di poliposi nasale, angioedema, broncospasmo. Attacchi asmatici, rinite, orticaria. Ulcera peptica e sanguinamento gastroenterico pregressi, in atto o sospetti. Ulcera peptica attiva, o precedenti anamnestici di emorragia gastrointestinale, ulcerazione o perforazione. Al pari di altri farmaci antinfiammatori non steroidei, ketorolac ha controindicato in pazienti con grave insufficienza cardiaca. Ketorolac inibisce la funzione piastrinica, ed ha pertanto controindicato in pazienti con sanguinamento cerebrovascolare pregresso, in atto o sospetto, in pazienti che hanno subito interventi chirurgici ad alto rischio emorragico o emostasi incompleta e, in quei pazienti ad alto rischio di sanguinamento. Insufficienza renale di grado moderato o grave, creatinina sierica 442 mmol/L, o in pazienti a rischio di insufficienza renale a causa di ipovolemia o disidratazione. Cirrosi epatica o grave insufficienza epatica. Diatesi emorragica. Disordini della coagulazione. Pazienti in terapia anticoagulante. Trattamento concomitante con ASA o altri farmaci antinfiammatori non steroidei e con sali di litio, probenecido pentossifillina, vedere paragrafo 4.5. Pazienti in terapia diuretica intensiva. L'uso di ketorolac ha controindicato nella profilassi analgesica prechirurgica perché inibisce l'aggregazione piastrinica e durante gli interventi chirurgici perché aumenta il rischio di sanguinamento. Nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 16 anni. L'impiego di ketorolac ha controindicato durante il terzo trimestre di gravidanza, il travaglio, il parto e l'allattamento, vedere paragrafo 4, 6. Attenzione! La soluzione iniettabile contiene etanolo, pertanto ha controindicato l'uso per via neuroassiale, epidurale o intratecale. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Attenzione! Ketorolac non può essere considerato un semplice antidolorifico e richiede di essere impiegato sotto lo stretto controllo del medico. Ketorolac non deve essere utilizzato nel trattamento del dolore lieve, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Deve essere evitato l'uso contemporaneo di ketorolac ed altri farmaci antinfiammatori non steroidei. In pazienti trattati contemporaneamente con ASA o altri FANS, il rischio di eventi avversi gravi correlati ai, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere EUMAT insieme ad altri farmaci come Euroscoumadina Euro, Eurosintorma Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere EUMAT durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere EUMAT durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Ketorolac ha controindicato nel terzo trimestre di gravidanza, in prossimità e durante il parto e durante l'allattamento, vedere paragrafo 4, 3. Ketorolac attraversa la placenta, nella misura di circa il, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Ketorolac, pur non avendo effetto narcotico né copyright effetti sul sistema nervoso centrale, può determinare sonnolenza. Con l'uso di ketorolac, alcuni pazienti possono manifestare sonnolenza, capogiri, vertigini, insonnia o depressione.
Se i pazienti avvertono questi o altri effetti indesiderati simili, devono prestare attenzione nello svolgimento delle attività che richiedono attenzione. Si consiglia pertanto di usare cautela nella guida di automobili e nell'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Esperienza post-marketing. I seguenti effetti indesiderati possono verificarsi in pazienti trattati con ketorolac. La frequenza degli eventi segnalati non è nota, perché tali eventi sono stati segnalati volontariamente da un, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi e segni. Singoli sovradosaggi di ketorolac sono stati associati in differenti circostanze a dolore addominale, nausea, vomito, iperventilazione, ulcera peptica e barra o gastrite erosiva e disfunzione renale, che si sono risolti dopo sospensione del trattamento. Può insorgere sanguinamento gastrointestinale. Raramente possono insorgere ipertensione, insufficienza renale acuta, depressione respiratoria e coma dopo ingestione di FANS. Sono state segnalate reazioni anafilattoidi con assunzione terapeutica di FANS. Ciò può accadere in seguito a sovradosaggio. Trattamento. Non esistono antidoti specifici. Va adottata una terapia sintomatica e di supporto, in seguito all'assunzione di una dose eccessiva di FANS. In caso di sovradosaggio, a questa vanno aggiunte le normali misure di sicurezza, induzione del vomito, lavanda gastrica, somministrazione di carbone attivo. La dialisi non elimina ketorolac in modo significativo dal circolo sanguigno. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antinfiammatorio / antireumatico non steroideo, codice ATC. M01AB15. Il principio attivo di eumataketorolactrometamina, farmaco appartenente alla classe dei farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS. La sua attività si, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Ketorolac ha rapidamente e completamente assorbito per via orale con un picco di concentrazione plasmatica di 0,87 mcg/ml entro 35 minuti dalla somministrazione di 10 mg in compresse ed, dati preclinici di sicurezza. Tossicità acuta. DL50 per via orale nel topo 529 mg/kg, mf. Nel ratto da 100 a 400 mg/kg, mf, e nella scimmia superiore a 200, elenco degli eccipienti. Eumat 30 mg/ml soluzione iniettabile. Alcol etilico, sodio cloruro, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili. Eumat 20 mg/ml per gocce orali, soluzione. Acido citrico monoidrato, sodio di idrogeno fosfato monobasico, metile pareidrossibenzoato sodico, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Eumat a base di ketorolac sale di trometamolo sono Benketol, Ketorolac ABC, Ketorolac Accord, Ketorolac Aurobindo, Ketorolac DOC generici, Ketorolac EG, Ketorolac Milan, Ketorolac Pensa, Kevindol, gocce, Kevindol, soluzione, uso interno, Lixidol, Toradol. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.